La mia presenza qua invece serve per sponsorizzare quello che è stato il reboot di Dylan Dog, che a febbraio del 2020 era iniziato con Dylan Dog 666. I primi numeri erano, diciamo, tutti scritti e sceneggiati da Tiziano Sclavi. Poi, andando avanti, si è fatto aiutare da altri scrittori. Diciamo, le prime 100 storie hanno il marchio ben preciso di Tiziano Sclavi. Negli anni, negli ultimi anni, Recchioni ha preso la gestione del personaggio e da febbraio 2020 ha deciso di ripartire, di riscrivere le origini del personaggio facendo ricominciare la storia. L'ha fatto prendendo alcuni personaggi, stravolgendo un pochettino il legame che c'era tra di loro. Block, per dire, non è uno spoiler perché tanto è successo più di 2 anni fa, diventa il p***o reale di Dylan Dog. Ok. Cioè, se tu non l'hai letto, potrebbe essere una cosa che dici, oh! Viene raccontato finalmente l'incontro, il primo incontro tra Dylan e Grouch. Minchia. Figo. Che è fighissima come cosa. Fighissimo. E lo racconta. In questo. In realtà sono 6 storie che si rifanno alle prime 6 storie di Dylan Dog, ai primi 6 albi di Dylan Dog, che però hanno una trama orizzontale comune. Okay. E la trama orizzontale è l'incontro con Groucho. Fighissimo, ragazzi. Figo, 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 figo. Tra le altre cose noto che Dylan Dog ha avuto una svolta hipster perché c'ha la barba. Sì, anche perché all'inizio, diciamo, Dylan Dog è ancora un alcolizzato. Smette di bere all'interno di questa prima miniserie. Panico. Quindi, secondo me, è un gran lavoro di riscrittura delle origini. Le storie dopo magari sono ritornano a essere indipendenti, però in questa miniserie qua è proprio... La consiglio. Diciamo che nonostante il lettore tipico di Dylan Dog dice che i primi 100 numeri sono gli unici belli e poi è caduto. Io ho letto i primi 100 e poi ho smesso. Non è una casualità. Però per caso, cioè, però, non per caso, scelta. Per caso. Con l'alba colori ho smesso. Con il numero 100. Quello col galeone che è... Pazzesco. Pazzesco. Comunque, indipendentemente dalle critiche che si possono fare, questa ripartenza io l'ho gradita veramente tanto e quindi... Quindi ragazzi, anche qua, sempre da Pepita Ramone, troverete nella nostra biblioteca di fumetti alcune storie scelte di Dylan Dog, perché non possiamo tenere... Perché siamo dei palati fini noi, perché siamo dei palati fini. Ma perché preferiamo tenere poche storie mirate e non tutta la collezione completa di Dylan Dog. Quindi dovremmo prendere un altro Pepita Ramone solo per il Dylan Dog. E vi consigliamo di venire qua a fare la tessera, lo potete noleggiare e leggervi comodamente a casa. Questo reboot mi intriga, quindi chi lo sa, magari ritornerò a leggere Dylan Dog, magari no. Ciao a tutti. Andiamo con questo mistero che chissà se si potrà mai risolvere. La gente non dormirà dopo aver visto questo video. Oh mio Dio, ma Ponti Genovese sta leggendo Dylan Dog o no? No, ti consiglio di non leggere l'altra nuova idea di Recchioni di fare quest'estate 3 Dylan Dog basati su delle canzoni di Vasco Rossi. Mamma mia. Mi spiace Recchioni, mi stai simpa, però quella però è stata proprio una puttanata. Quelle proprio non si potevano leggere. Cioè, ci sono cose che si possono fare, cose che non si possono fare. Sono Giuda Ballerina. No, è orribile, dai. Giuda Ballerina. Fatelo, dai. No, è no. È tanto al brutto italiano. Sì. Giuda Ballerino! Ma no. con 2 toni diversi. Giuda Ballerino. Giuda Ballerina. Beh, giusto. Giuda Ballerino.